La sapienza della croce, inquietudine nell'angoscia. È interessante il titolo, eh? Inquietudine nell'angoscia. L'inquietudine vuol dire che non è un'angoscia in uno stato di quiete. Cioè non è un'angoscia della depressione di chi non combatte più, ma è un cuore inquieto. A me ricorda molto quel termine utilizzato da Sant'Agostino, no? Il mio cuore è inquieto finché non riposa in te. Quindi questa inquietudine io la metterei, come dire, in un senso molto positivo, un'inquietudine positiva, eh? Nei momenti in cui il male si accanisce sulla vita di una persona o di un popolo, sorgono domande che assumono toni drammatici. Il soggetto è il male che si accanisce. Il male ha una personalità. Ed è già interessante in questa primissima affermazione, non mi fermerò su tutte le affermazioni in questo modo, intendiamoci, siamo finiti. Ma non si dichiara dove sta l'origine del male. E questo è già un atteggiamento importantissimo. Troppe volte, troppo spesso, noi vorremmo avere tutte le indicazioni. Dimmi da dove viene il male, dimmi di chi è la colpa, dimmi questo, dimmi l'altro. Invece il male si accanisce. Quindi il male è inteso come... anche nella sua capacità di fare del male. Nei tempi dell'epidemia, quando il pericolo è imminente per tutti e ogni comunità, forse anche ogni casa, è visitata dalla malattia e dalla morte. Le domande diventano pubbliche, ripetute, esasperate. Certo, si raccolgono... Ecco che arriva qualcun altro... Certo, si raccolgono anche domande che rivelano una resistenza di fronte all'angoscia, intesa come una debolezza. Domande che rivelano una resistenza di fronte all'angoscia. Allora, se si tratta di domande che resistono di fronte all'angoscia, vuol dire che fanno parte di quella inquietudine, quindi è un fatto positivo. Io a volte ho l'impressione che quando invece anche i credenti si pongono delle domande esistenziali, delle domande di senso, si sentono in colpa di essersele fatte. Ma sai, Don, io ho tanti dubbi. Ma il dubbio che sta nella dimensione, nella direzione dell'inquietudine, è una cosa importantissima per il credente. Il credente non è un credulone, non è un bamba davanti al mistero, è uno che si pone delle domande. Chi si sente forte, chi si sente al riparo dalla minaccia immediata, si domanda che cosa si può fare e che cosa non si può fare, quando finirà? Che cosa comporta quello che sta succedendo per le attività ordinarie, la scuola, l'economia, le vacanze, la vita della comunità cristiana? Sono domande giuste, legittime, doverose anche, ma hanno il tratto delle domande facili. Fantastico. Lui sta già prendendo quota, dicendo attenzione che se tu sei un credente non puoi stare nell'ambito delle domande facili, altrimenti davanti alla domanda facile la risposta sarà banale, affrettata. Dall'abisso dell'angoscia, del pericolo estremo, dallo strazio che trafigge l'anima, sorgono invece grida più scomposte, meno decifrabili e forse persino indisponibili a diventare discorso e a ricevere luce dalla sapienza. Cioè, vanno più in profondità, sono più importanti, ma possono anche diventare blocco davanti alla sapienza. Però è quello il posto dove dobbiamo stare. Sono domande che si possono definire teologiche, e cioè perché succede questo? Perché Dio non lo impedisce? Che cosa fa Dio in questa situazione? Perché Dio non ascolta?
È vero o non è vero che davanti a queste domande che abbiamo sentito tutti e che si ripropongono in questo tempo, ci si sente come un po' in colpa? Perché mi sono fatto questa domanda? C'è anche una prosopopea sbagliata, attenzione, che arriva, senza stare a fare grandi studi storici, però arriva da quell'atteggiamento, lo chiamerei provvidenzialistico, cioè di dire che comunque c'è una provvidenza divina, Dio sa tutto, no? Siccome Dio è onnisciente, allora sa tutto e allora va bene anche la pandemia. No, no, non è questo. Il nostro atteggiamento davanti al grande mistero che ci viene buttato in faccia dalle cose più drammatiche ha bisogno di un cuore capace di approfondire le domande, appunto, che non sta sulla superficie, che approfondisce le domande, ma che non si accontenta di risposte semplici, di risposte anche preconfezionate da una religione. E dopo capiremo anche perché. Se si devono trovare parole per esprimere questi stati d'animo, si devono anche trovare cristiani che sanno ascoltare queste domande. Grandissimo arcivescovo. Cristiani, non solo teologi e preti, ma anche genitori, anche catechiste e catechiste, si devono trovare cristiani che offrono anche risposte più cristiane dei luoghi comuni e dell'invito ad arrendersi al mistero. Eccolo qua quello che stavo dicendo, ho anticipato io, no? Cioè, attenzione a non cadere in quelle religiosità che nulla hanno a che fare con la fede cristiana. Perché la religione è sempre una zona di comfort della fede. Cioè, dove la fede non smette di farsi le domande, smette di stare davanti alla drammaticità della vita e si riposa in una sorta di risposta confezionata. Apro il catechismo della Chiesa Cattolica, ho trovato quella cosa lì, la appiccico come un cerotto e va bene così. Anzi, chi non crede così, allora io alzo il dito, punto il dito e lo condanno, perché guarda questo che non capisce, non crede, tu non... Ecco, gravissimo questo atteggiamento, è gravissimo. Mentre invece andiamo a rispondere alla domanda che l'arcivescovo ci fa. E quali sarebbero le risposte cristiane? Uomo molto concreto. In primo luogo, a proposito di Dio, i cristiani si dichiarano incapaci di rispondere. Questo deve essere chiaro. Quei cattoliconi che mi raccontano che cosa pensa Dio sono fuori dal dogma cattolico, e adesso ce lo dice benissimo. Anche quelli che hanno letto tutti i libri, anche quelli che hanno insegnato tutta la teologia, anche quelli che hanno scritto intere biblioteche, si onorano di rispondere confessando le loro incapacità, riconoscendosi nelle parole di Giovanni, il vero teologo, il teologo per eccellenza: Dio nessuno l'ha mai visto. Cioè, qui è un punto nodale su cui, fra l'altro, anche i teologi della nostra diocesi ci riportavano nel lockdown scorso, in alcune riflessioni, dove dicevano: ricordiamoci che tra noi e Dio c'è uno iato incolmabile. Iato vuol dire che c'è, in inglese si direbbe un gap, una distanza. Io sono Dio, non sono uomo. E allo stesso modo, io sono uomo, non sono Dio. Gesù Cristo è venuto a raccontarci in parole umane e comprensibilmente umane il mistero di Dio, che però, attenzione, come tale resta tale. Cioè, il mistero resta mistero. Quindi dire io sono Dio, non uomo, come sta scritto nella Bibbia, io sono Dio, non uomo. Quindi attenzione a quei riduzionismi che mi riducono Dio a una comprensibilità umana. Sempre tornando a Sant'Agostino, è il paradosso di quel bambino che vorrebbe mettere tutto il mare dentro un secchiello. Non è possibile. È impossibile. Quindi, cosa fare? Dopo. In secondo luogo, i cristiani continuano a professare quello che ha scritto Giovanni il teologo.
il figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del padre, è lui che ce lo ha rivelato. Ho anticipato ancora. Si vede che ho studiato, mi sono preparato. Mi viene da anticipare i passaggi che fa l'arcivescovo. Ma queste due righette sono formidabili. Perciò i cristiani, quando pensano a Dio, quando devono rispondere alle domande su Dio, non sanno dire altro che quello che il Figlio Gesù ha rivelato di Dio. Io, guardate, prenderei questa frase e me la metterei stampata davanti tutte le volte che devo predicare. Perché la tentazione più grossa che un prete ha quando deve predicare, che un catechista ha quando deve insegnare, che un operatore pastorale ha quando deve dire qualcosa, è di dire qualcosa da sé. Io penso così. No, tu non. Se tu sei discepolo di Cristo, devi raccontarmi che cosa Cristo ha comunicato a te, non il tuo semplice pensiero. Cioè, quello che mi viene a dire, come è successo anche in qualche media cattolico, che Dio ha mandato la pandemia perché gli uomini hanno fatto i peccati, non posso esprimermi con la parola che penso, ma è fuori completamente, perché nel Vangelo questa cosa non è scritta e anzi è contestata da Cristo stesso. Se a te piace pensarlo perché ti piace avere questa immagine di Dio, sappi però che è il tuo pensiero. Gesù Cristo dice altro. E noi non siamo autorizzati a dire altro rispetto a quello che dice Gesù Cristo. Cioè, guardate che questa roba qui è formidabile. Ecco perché è importantissimo l'approccio quotidiano alla parola di Dio. Noi dobbiamo stare ogni giorno sulla parola di Dio, perché che cosa succede? Che quando uno ascolta la parola di Dio impara a parlare, perché ascolta. E siccome noi diventiamo quello che ascoltiamo, se ascoltiamo i nostri pensieri non possiamo diventare altro che i nostri pensieri. Se invece impariamo ad ascoltare i pensieri di Dio, noi impariamo e diventiamo i pensieri di Dio. Ecco perché si va a messa anche tutti i giorni, non per fare la comunione tutti i giorni, non è una caramella o una medicina, ma perché in quello spezzare del pane c'è dentro la parola di Dio. Io ho bisogno di questa parola per interpretare il mio giorno. I miei pensieri li conosco già. C'è niente di nuovo. Quindi non è una questione che se mi metto a pensare più forte. No, e faccio lo sforzo che fa il filosofo. No, io non devo fare lo sforzo che fa il filosofo, io devo fare lo sforzo che fa il discepolo, che è quello di ascoltare Gesù Cristo e che però diventa anche un fare, che sarà un fare che mi insegna, eccetera, eccetera. Un agire secondo il pensiero di Cristo e via. Entrando quindi nelle domande che sorgono nel tempo dell'angoscia e della desolazione, i cristiani rispondono contemplando Gesù e seguendo Gesù e pregando come ha pregato Gesù. A loro è dato di vivere quanto hanno confidato i discepoli. Il Verbo si fece carne e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Davvero abbiamo bisogno di un bagno di grande umiltà. Noi abbiamo contemplato la sua gloria. È la sua gloria che dobbiamo cercare, non la nostra. Non la nostra. E questa ci riduce tantissimo la possibilità di cadere in quel peccato di superbia. Per cui io ho avuto, tac, questa idea brillante. No? E adesso la spampano i 4:20 come se fosse la verità rivelata. Momento. Prima di tutto bisogna cercare la conformità col pensiero di Cristo. Può darsi che sia pure un'illuminazione dello spirito, ma lo è solo nella misura in cui è conforme al pensiero di Cristo. E cioè conforme a tutto il dettato biblico che viene riassunto, ricapitolato, come si dice nel Nuovo Testamento, ricapitolato in Cristo. E quindi mi dà quella comprensione che io posso ottenere. Dio si è manifestato nella carne di Gesù. La fragilità che ha subito il tradimento e la violenza
e in questo ha rivelato la gloria di Dio, cioè l'invincibile amore. Questo passaggio diventa, io dico, faticosamente importante. Cioè, devo capire che il discorso che Cristo ha fatto non è un bel pensiero filosofico, non è una dottrina di vita simpatica, è un patire e un soffrire e attraversare. Ecco perché si chiama via crucis, non è semplicemente uno stare di fronte al male e giudicarlo, è un attraversare il male. Ecco perché noi arriviamo poi a dire che con Cristo possiamo attraversare ogni cosa, perché lui non è stato semplicemente davanti al male e lo ha giudicato come tale, lo ha attraversato e dall'altra parte ne è uscito vincitore grazie, no? Come dice Efesini, no? In questo Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra. Ora, quei cristiani che stanno davanti al male, lo condannano, lo leggono, lo giudicano, ma non lo attraversano, manca un pezzo, ecco, non voglio dire di più di questo, manca davvero un pezzo. E sarà, il discorso diventa buono nel momento in cui, dal modo in cui io attraverso il male, lì dico la parola di Cristo, lì rivelo il mio essere discepolo. Chi sta al balcone a giudicare il mondo, ma non attraversa il male del mondo, non può dire parole sul male del mondo, perché le uniche parole che Cristo dice sul male del mondo è il suo sangue versato per il bene dell'umanità. Quella è la parola. Su questo poi ci torniamo. L'onnipotenza di Dio si è rivelata non nel mandare 12 legioni di angeli a sbaragliare le potenze ostili che innalzavano sulla croce il Figlio, ma nel prodigio proteso come sfida da coloro che provocavano Gesù a mostrare la sua regalità scendendo dalla croce. Cioè, è perché Cristo non è sceso dalla croce che quella parola detta in croce ha la vera potenza di Dio. Se Cristo non si fosse sottoposto al male della croce e avesse mostrato solo la potenza dei suoi angeli, avrebbe mostrato l'incapacità di attraversare il male, quindi non l'onnipotenza di Dio. La vera onnipotenza di Dio è la capacità di attraversare il male, non di schiacciarlo sotto i piedi. Cioè, io con i ragazzi delle medie facevo questo esempio. È più forte un pugile che davanti a un altro pugile gli tira un pugno in faccia e lo stende, o è più forte un pugile che coraggiosamente si lascia picchiare senza alzare un dito? Certo, ha perso la battaglia sul ring, quella dove gli spettatori avrebbero proclamato la sua grandezza, ma ha mostrato di essere più grande e più forte della sua stessa forza. Questo è il mistero grande, ecco. Comunque ci torniamo. L'onnipotenza di Dio si è rivelata in Gesù, che proprio nel consegnare la sua vita alla violenza ingiusta ha portato a compimento il suo amore, il più grande, quello che dà la vita per i suoi amici. Certo, io dico, una mamma avesse la medicina per curare il suo bambino,
Gli darebbe, no? Quella medicina così il bambino sta bene. Ma la mamma che ha il coraggio di stare al capezzale del suo bambino, di dare cioè la sua vita, la sua presenza, è sicuramente madre, perché lo genera un'altra volta. Questo se vogliamo riportare il mistero teologico al mistero meramente umano della maternità e della paternità, che forse è quello che possiamo capire e vedere più nell'immediatezza. E qui l'arcivescovo, evidentemente subissato da una serie di domande che gli arrivano dal popolo di Dio e che sa benissimo che sono le domande che scorrono nel popolo di Dio, io non parlo delle domande degli atei, parlo delle domande di quelli che vanno in chiesa, che fanno domande nelle quali mostrano davvero tutta l'incapacità, no? Gli strumenti giusti per poter affrontare. Vabbè. A chi mi chiede, dov'è Dio in questo momento drammatico? Era la famosa domanda che percorreva il popolo di Israele, gli ebrei della diaspora, gli ebrei della diaspora, prima gli ebrei che stavano in Babilonia, gli ebrei che stavano in Egitto e gli ebrei dei campi di concentramento. Dov'è Dio in questo momento? Io rispondo, Dio è lì. Nell'amore invincibile di Gesù che continua ad amare anche quando è odiato. A chi mi chiede che cosa fa Dio per noi adesso che siamo malati e minacciati di morte, io rispondo, Dio continua a fare per noi quello che ha fatto per Gesù, cioè dona lo Spirito perché questa situazione diventi per noi che l'attraversiamo occasione per vivere, amare e morire come Gesù. È strepitoso. È strepitoso. È di una lucidità mentale e di una chiarezza che è fantastica. Dopo applicarla è un'altra questione. Però è veramente strepitoso. Cioè, Dio continua a fare quello che ha fatto con Gesù, gli dona lo Spirito perché Cristo sia capace di attraversare quel male, quella morte, quell'odio senza odiare, quella sofferenza patendo senza odiare, senza vendicarsi. È questo che noi dobbiamo imparare, né? Ma sicuramente anche il popolo di Dio delle nostre chiese e noi, no, facciamo una grande fatica in questo. Proprio oggi nel convegno Caritas che si è celebrato stamattina con tutti gli operatori Caritas della diocesi, c'erano collegate 600 persone, è stato un momento molto bello. La domanda che Caritas faceva davanti all'enciclica del Papa era: fratelli tutti, ma proprio tutti? E in questo video velocissimo faceva comparire delle grandi figure di santità, da Madre Teresa di Calcutta a San Giovanni Paolo II, e però faceva anche comparire i volti degli odiatori, da Bin Laden a Saddam Hussein a altri, non posso fare i nomi, e ti sbatteva in faccia questa realtà qua. Tu cosa vorresti fare nei confronti di quelli? Perché il Papa ci dice che dobbiamo essere fratelli di tutti, Cioè non è questione di dire io parteggio per Trump o per Biden. Io devo parteggiare per l'uomo, amando tutti, anche quello che mi chiude i bambini in gabbia. Cioè il paradosso è che non può esserci un limite, un confine a questa fratellanza, altrimenti io non rispondo dell'essere discepolo di Cristo, perché Cristo non ha posto nessun limite, non ha detto bravi voi discepoli e maledetti nel fuoco eterno
tutti coloro che mi stanno mettendo in croce. Anzi, ha detto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che stanno facendo. Cioè, addirittura li ha scusati per la loro insipienza, per la loro incapacità di saper cogliere la presenza di Dio in un uomo crocifisso. Ma io, quando penso, non so, a chi fa delle stragi, io dico, Padre, perdonalo perché non sa quello che fa. Cioè, questi che hanno fatto l'attentato a Vienna, o quelli che hanno fatto altri attentati, o quelli che sgozzavano. No? Io dico, Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Oppure dico, oh, sbatteteli in galera, quelli lì, giù, no, cose, buttate via la chiave. No, queste cose sono dentro nelle nostre chiese, eh? Cioè, voglio dire, non è un'urgenza così generica. Abbiamo bisogno di riportare sempre all'ovile, sotto l'unico pastore tutto il gregge. E attenzione, anche lì stiamo attenti di dire no, tu non puoi entrare in chiesa con quello che pensi. Tu devi venire perché io ti voglio riportare all'ovile di Cristo. Quindi, dentro nella riflessione che ci sta proponendo l'arcivescovo, c'è dentro tutto davvero un progetto pastorale. Noi non possiamo, pur sapendo che certe cose ci scandalizzano, essere di uno o di un altro partito, di un rappresentante politico o di un altro, soprattutto in questo momento in cui tutta la politica è stata ridotta a una specie di tifoseria da stadio. Se pensate, non so, che Trump ha benedetto il Texas perché si sono armati, hanno preso i fucili, sono andati in manifestazione armati di fucile. Cioè, meno male che poi, no, la cosa si è un po' mitigata, ma io davvero non posso semplicemente dire Trump è, no. No, non basta quello. O come ha fatto qualche testata giornalistica adesso a benedire Biden come se fosse il salvatore della patria. Ma scherziamo? Io devo stare a osservare il mondo dall'alto della croce. Io devo mettermi in croce, cioè io devo attraversare quel male, io devo mettermi nei panni di coloro che sono schiacciati e oppressi e dire le parole di Cristo, neanche i miei pensieri. I miei pensieri sono facili, i miei pensieri si fanno in fretta, no? I miei pensieri li so, ma io devo, dall'alto della croce, che è il punto più basso, attenzione, no? È il punto più infimo che si può vivere. Da quel punto lì devo guardare il mondo con lo sguardo che ha avuto Cristo. Ecco perché c'è questa parola che è una parola chiave di questo ministero di vescovo su cui lui ritorna sempre, è di dire: guardate che è l'occasione, che è la buona occasione questa. È l'occasione buona che noi abbiamo per imparare a giudicare il mondo secondo la logica di Cristo. E finché non stiamo sulla croce, non abbiamo la buona occasione. Perché fin tanto che noi camminiamo in una valle gioiosa, non abbiamo l'occasione di essere nella stessa posizione, nel punto di osservazione di Cristo. E però bisogna scegliere di essere discepoli. E questa roba, mamma mia, è spaventa, no? Mi diceva un mio confratello che è cappellano nell'ospedale e che non ha mai smesso di fare il cappellano dell'ospedale, anche quando, no? Lui dice: quante cose sto capendo in questi giorni. Giorni nei quali lui vedeva la gente che implorava la presenza di qualcuno e questo qualcuno non poteva neanche stare a lui vicino, no? Quante cose ho capito. Ora, proprio nei giorni
Del primo lockdown, dicevamo spesso in quegli incontri pomeridiani, sfruttiamola questa occasione. Sfruttiamola, no? Guardate che quelle battaglie ideologiche che si sono fatte sulla questione dell'avere le messe non hanno prodotto nulla. Nulla. La questione vera è come vivere nell'impossibilità di avere la messa. E ci deve essere questo. Ci deve essere. Certo che no. Chi mi ha tolto il sacramento? E il sacramento non me l'ha tolto l'arcivescovo Bassetti o Conte. È la pandemia. E le scelte che forzatamente siamo stati costretti a fare, no? Ma non è che Dio ci ha abbandonato, eh? Perché allora appunto, e nei campi di concentramento cosa facevano i cristiani? Sceglievano di odiare i tedeschi? Non so. E questo è importante. Cioè, bisogna capire che dentro in questi momenti di enorme sofferenza, di enorme privazione, noi abbiamo davvero una occasione di guardare il mondo dall'alto della croce, sapendo che è il punto più basso che non saremmo mai andati a cercare. A chi mi chiede perché Dio non mi ascolta, io rispondo: Dio ascolta sempre. Dio continua a mandare lo Spirito Santo per renderci partecipi della vita di Gesù, il Figlio, la vita del Figlio di Dio. Cioè, il paradosso è proprio questo, che dentro nella privazione ho la garanzia dell'invio dello Spirito, che non è un e si risolve, andrà tutto bene. Quale inganno gigantesco è stato quell'andrà tutto bene? E ce ne accorgiamo oggi. Non è vero che andrà tutto bene. Non siamo diventati migliori, non abbiamo imparato a collaborare, non abbiamo fatto nessun tipo di progetto ecologico, non abbiamo fatto nessun tipo di progetto economico. Soldi a pioggia, soldi a pioggia, soldi a pioggia per tenere buono il popolo. Un po' di Serie A, un po' di calciatori. Ma dove andrà tutto bene? Andrà tutto bene se io umanamente progredisco, se io miglioro nel mio stare accanto alla sofferenza altrui. Se io mi rendo responsabile della salute di altri, non siccome adesso no, allora possiamo andare in discoteca ad agosto perché il virus non c'è. Quante immagini sbagliate sono state date dal mondo laico e cattolico circa la pandemia. Continuare a dire che questa è una guerra, questa è una guerra, questa è una guerra, e adesso ti stupisci che c'è gente che va sotto casa del sindaco con le spranghe. Ma sono mesi che continui a dire che è una guerra, l'hanno fatta. E ci metti gli uni contro gli altri? La guerra la state facendo tra voi che lavorate nel pubblico e che siete profumatamente pagate da noi? Che dovreste aiutarci a tenerci insieme come popolo, invece fate i gatti che si azzuffano per avere più voti, per racimolare like. Ma non siamo diventati migliori. Siamo diventati peggiori perché non sfruttiamo l'occasione che ci è data. Ora, guai a noi se noi che abbiamo Cristo a modello cadiamo nello stesso identico errore. Concludiamo il passaggio. E qualunque cosa chiederete nel mio nome la farò, perché il Padre mio sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Ora, io su questo passaggio non posso che andare via veloce, ma è un passaggio gigantesco. Che cosa vuol dire chiedere nel nome di Cristo? Noi tutte le orazioni che ci sono nella messa finiscono con per Cristo nostro Signore. Ma questo Vangelo non dice semplicemente questo che viene tradotto liturgicamente. Chiedere le cose nel nome di Cristo vuol dire chiederle dall'alto della croce. Vuol dire di soffrire e patire per il male che magari non sto manco subendo io, ma che stanno subendo altri. Perché
Pensate quanti hanno recriminato contro la scarcerazione di tanti detenuti per via del Covid. Gente che viene nelle nostre chiese, eh? Ma io dico, ma tu ti rendi conto di che cosa stai dicendo? Ma tu ti rendi conto di che vita si vive in un carcere in un tempo di pandemia? Il grado di violenza che può arrivare ai suoi massimi sistemi? Ma tu quanto odio stai provando nei confronti di quei fratelli che vivono? Ma vai a vivere dentro in quella condizione e poi parla. Vai a immaginarti che cosa vuol dire avere 500-600 detenuti con un'infermeria da 10 posti. Ora, dobbiamo stare attenti che ad aprire la bocca e a dar fiato alle trombe è un attimo, ma noi siamo chiamati al pensiero di Cristo. E quindi chiedere qualche cosa nel mio nome, Signore, insegnami ad amare quelle inamabili lì. Questo è chiedere nel nome di Cristo. Dammi l'occasione di patire qualche cosa per coloro che sbagliano. Cioè, mettimi dentro in questa situazione perché io dall'interno di questa situazione possa amarli. Questo è chiedere nel nome di Cristo, non che andrà tutto bene. Facciamoli pure, i rosari perché finisca la pandemia, ci mancherebbe altro. Invochiamo il Signore. Ma attenzione che invocare il Signore senza chiedere al Signore di imparare ad amare secondo Cristo è come il bambino che anziché imparare a camminare chiede alla mamma di essere portato in braccio. Questa è l'occasione di imparare a camminare in una valle oscura. Non temerò alcun male perché tu sei al mio fianco, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Come dice il Salmo, questa è l'occasione. Certo, posso chiedere, Signore, un po' più di luce, questa valle è troppo oscura. Signore, fammi sentire la tua presenza, ho paura. Signore, dammi gambe forti perché questa salita è troppo per me. Questa è la vera preghiera da fare nel nome di Cristo. Cioè, non cambiare la situazione, semplicemente. Non fare la magia, ma rendi me capace di affrontare tutto questo. Ora, no? Che visto che siamo in un gruppo familiare, è un po' quella cosa che magari si dice, no? Signore, non cambiare mia moglie, dammi la capacità di amarla. Cioè, quando appunto, magari, no? Qualche volta uno dice, ma io quando fa così, no? Non cambiare lei, cambia me. E allo stesso modo fa l'altro, no? Perché la questione non è che io sto con la persona più facile del mondo. Ecco perché nel mistero del matrimonio è estremamente visibile la lotta e il combattimento che sono propri del cristiano. Ecco perché c'è il sacramento. Perché il vivere la coppia non è i cuoricini del fidanzamento, è di dire io a te quando fai così io non ti capisco, ma perché fai così? Perché mi tratti così? Perché mi dici queste cose? No? Tanti perché. Ma la vera preghiera verso di te è di chiedere al Signore di rendermi capace di amarti in questo momento e in tutti i momenti. Ultimo, a chi mi chiede perché è capitato questo male, di chi è la colpa, io rispondo, non lo so. Non lo so. Il male è un enigma incomprensibile e non so di dove venga. So per certo che non è voluto da Dio. Lapidario, preciso, teologico. E chi dice altre cose. Punto. Dice altre cose che sono fuori dalla logica.
Poi possiamo fare mille ragionamenti sul peccato, sull'origine del male, su tante cose. Dissertazioni infinite, libri interi. Ma la vera posizione è che io non lo so. Non lo so. Io l'unica cosa che posso sapere è quella sapienza della croce. Cioè io posso sapere come attraversare questa valle oscura, perché Cristo è passato di lì e quindi io in Lui posso passare di lì. In Lui, eh? In Lui. Quindi capite, tutti i discorsi periferici nei quali noi ci perdiamo vengono smontati. Ecco, io mi fermo qui anche perché credo di aver parlato una mezz'oretta e direi che è più che sufficiente.